Il plank o bridge prono è uno dei principali esercizi per lo sviluppo della stabilità del core. Il core è una struttura costituita da alcuni muscoli del tronco, quali tutto il blocco dei muscoli addominali, quindi retto dell'addome, obliqui interni ed esterni e trasverso, il diaframma, i muscoli del pavimento pelvico e gli erettori spinali, ed ha la funzione di stabilizzare la colonna durante i movimenti rotatori e di flesso estensione del busto. Per eseguire correttamente un plank, bisogna posizionarsi con le braccia perpendicolari al terreno, con i gomiti sotto la proiezione delle spalle. La parete addominale e i glutei devono essere contratti. Le scapole dovrebbero allontanarsi tra loro. In questo modo si crea un arco dorsale che ci permette di stabilizzare al meglio le spalle. Il primo e più grave errore consiste nella perdita di contrazione dell'addome o dei glutei. Questo genera una grande sofferenza per la colonna. Un altro errore si osserva nel caso di una perdita dell'arco dorsale. In questo caso l'adduzione delle scapole porta ad una riduzione della stabilità di spalla, con un aumento della sofferenza a livello degli arti superiori. Ulteriori errori riguardano il posizionamento troppo arretrato o avanzato delle spalle rispetto ai gomiti. Sebbene in realtà queste siano delle varianti al plank classico, salvo indicazioni specifiche, rappresentano comunque un'esecuzione scorretta.